E ora andiamo a New York, dove domenica 7 novembre si è tornata a correre dopo un anno di stop. Infatti, è tornata la storica maratona, giunta alla sua 50ª edizione. 33.000 i corridori, quasi la metà del 2019, ma in tempi di Covid è comunque un ottimo risultato. I 3.000 italiani che solitamente partecipano, stavolta non hanno potuto raggiungere la grande mela, ma non è mancato sicuramente il tocco di italianità. È iniziata alle ore 8.40, alle 14.40 italiane, la corsa femminile, mentre 25 minuti più tardi sono partiti anche gli uomini. Dopo lo stop del 2020, a causa dell'emergenza coronavirus, ricomincia una delle più note competizioni sportive della Grande Mela. E qui viene la parte difficile, Gigi, perché la keniana Peres Jepkirchir, l'ho pronunciato bene, ha vinto tra le donne con il tempo di 2 ore, 22 minuti e 4 secondi, mentre Albert Corrier ha tagliato per primo il traguardo nella gara maschile con 2 ore, 9 minuti e 57 secondi di tempo. La vera notizia, però, quello che interessa a noi, è che il terzo posto, il terzo gradino del podio, è stato conquistato dall'azzurro Eyob Faniel. Un piazzamento, questo, che è stato festeggiato anche dal console di New York, Fabrizio Di Michele, che salutiamo naturalmente, che ha ringraziato gli atleti in consolato, come vediamo nella foto. E ha preso parte a questa maratona, anche a questa maratona, come di consueto, anche la nostra amica Elda Bonanno Foley, che ci ha mandato qualche immagine e anche questo videomessaggio. Ciao a tutti, sono Elda, tanti saluti al Patrimonio Italiano TV, sono alla partenza della Maratona di New York, 50ª edizione che doveva avvenire l'anno scorso, ma poi per via del Covid è stata rimandata quest'anno. Siamo tutti super eccitati di correre i 5 borough di New York per una maratona di 26,2 miglia e colgo l'occasione per ovviamente fare un in bocca al lupo a tutti i runners italiani e non, ma soprattutto al nuovo sindaco di New York, Eric Adams, che forse vedremo alla finish line. Grazie a tutti, un abbraccio, un saluto a Mike, ciao!